Eccola, già canta! Già canta! Ciao, con ciao. Quella grinta che è rimasta qui, quella ciao, grinta. Come state? Ciao, ciao. Ma che vi mettono, bello averti. Vi mettono in frigor voi la notte, siete sempre uguali. Beh, ma anche a te però. Ci mettiamo in frigor la notte. Come? Ciao a tutti, ciao, vi metto qua. Come stai? Vicino ti vedo, bella grintosa. Io sto bene, Serena. Maestro, sto bene. Sempre positiva, sempre. Sì, si deve essere positivi. Ti devo dare questa a te? Ma dopo la leggi dopo. Tu. Voglio che, anzi, voglio proprio che la legga tu. Allora, partiamo da quella Non voglio mica la luna, che è stato un messaggio importante, no? Di grande speranza per le donne, che continua a essere importante. Guarda, dopo 35 anni. Senti, ma non voglio mica la luna. Pensa che la usavano quando facevano gli scioperi addirittura. cantavano non voglio mica la luna. Non voglio mica la luna. Sì, una canzone di Albertelli, ma le passo. Che mi ha portato fortuna in tutto il mondo, ce ne vorrebbe un al mese di canzone così, però purtroppo ci abbiamo avuto solo quella. Quello era il tuo primo Sanremo? Sì, no, non è stato non il mio primo Sanremo. Quello era l'ottavo, mamma, guarda la testa. Guarda che non se lo ricorda neanche, capito? No, perché ne no, hai fatti 82, scusa, 83, ne hai fatti il terzo Sanremo. Ne hai fatti 10? Ne ho fatti 9, non sai niente stamattina. Non so niente stamattina, allora, proprio, dai, guarda. Sto scherzando, no, ne ho fatti 9. Questo è il terzo, perché il primo era Una sporca poesia, poi c'è stato Oramai. Oramai non bellissima, bastano i ricordi e tu lo sai, oramai. Sarebbe come far del male in più. Eccola, subito uno pronta. Uno di noi due che non sei tu. Quella che era bello Oramai. Poi c'è stata Non voglio mica la luna. Senti, ma che a proposito, ne sai? Ma io e te cantiamo sempre. Io e te, lei, quando ci vediamo prendiamo e cantiamo. Ma a proposito di consapevolezza delle donne, tu hai un messaggio molto forte da mandare, vero? Sì. Ma allora, io stamattina voglio essere allegra perché già certo. Guardiamo... Perché... Lei mi sta guardando un po' molto... No, ho detto qualcosa di sbagliato. Notavo il cambio di pettinatura da quell'anno. Stavo notando. Lei invece ha sempre avuto quelli, eh? Io sempre uguale. Io sempre uguale. Lei è sempre uguale. Ma che shampoo? Lei cioè, ne ha tanti. Di capelli. Di shampoo, no, lui è sempre uguale, è vero. Invece noi donne ci piace cambiare. Allora, ti stavo messaggio, dicendo stamattina... Non ci intristiamo, messaggio... dicevamo, però alle messaggi, donne. I messaggi servono anche, sì. No? Anche se sono di non lasciarvi, di dove guardo? Qua? Di non lasciarvi mai andare. Una punta di rossetto quando uscite di casa, anche le persone che sono tristi, che hanno avuto delle storie brutte, che magari vi ha lasciato il fidanzato, adesso ve ne dico... Che quella è una storia bella, voglio dirvi, però non lasciatevi mai andare, un filo di rossetto, questa è una cosa che mi ha insegnato mia madre, un filo di rossetto, adesso pensare purtroppo abbiamo la mascherina, ma all'aperto no, quindi anche prendetevi un rossetto anche un che tocco non... di mascara, un tocco allora, di mascara, un po' di mia mamma la chiamava la rosina sulle guance, avete i capelli in disordine, un cappello in testa, cioè non lasciatevi mai andare, dovete uscire di casa e dire, stamattina sono anche carina, guarda. E ascoltiamola, perché sì, questa è una donna farlo, che ha 40 serve. Anni di carriera alle spalle. E vediamo i nostri autori che cosa sono stati capaci di tirare fuori da questi social. Vediamo. Aiuto! Pronto? Pronto? Polizia dei cani? I love my dog as much as I love you. You make me My dog will always come. Qui c'è un cane che fa i capricci e che non mangia le pappe. Lo venite a prendere, polizia dei cani? Come? Ah, se mangia le pappe no. Va bene. My dog, baby. Lo
spirito, la simpatia, l'allegria. No, guarda, io devo fare i complimenti. Non prendersi troppo sul serio, no, fa parte mai, proprio mai. Della tua poi vita. Io non uso filtri, queste cose si vede, no. Però io uso un po' i social per fare... metto un po' della mia vita, ma certo. Non perché mi serve per le serate, per... non mi interessa. Infatti, se guardate, non c'è un hashtag riferito a qualche rossetto, a niente, proprio no. E lui è il mio fidanzato, perché ragazze, posso dire un altro messaggio? Certo, sì. Dovete sapere che a una certa... si fanno delle scelte, non per tutte è così, ma io vi dico la mia certa, 65 anni, ho fatto la scelta di non avere un compagno, perché sto bene da sola, perché ne ho avuti di compagni, non è che non li ho avuti. Guarda come l'ha detto, sia ne ho avuti. Sì, però, di stare, però io proprio da sola non ci so stare e quindi ho un cagnolino che è praticamente il mio fidanzatino, il mio bambino, perché i miei bambini come ormai sono grandi, si chiama Joe. Joe. E Joe vive con me, fa tutto con me, lui non ne può ed più. Ed è innamorato perché ti guarda con quegli occhi. Non lo so se è innamorato o penso che stia cercando un'altra padrona. Ma no, ma non è così. È un po' stanco. No. Ecco, un'altra cosa che dobbiamo dire, non abbandonate gli animali, sì. D'estate. Soprattutto d'estate. D'estate purtroppo lo fanno in tanti perché sì. Dovete andare in ferie. Però poi le ferie vi devono andare male se lo fate. Deve piovere, no, dovete, dai, non dovete farlo. Senti, il cane. Come si fa a fare una scelta di non avere un compagno se poi arriva davvero un compagno? Tu devi rivedere la tua scelta o no? Per forza. Ah, guarda, è mattina, non posso parlare. Diciamo sì. Che non ho più certi istinti. No, proprio... Guarda, conoscendoti un po' non ci credo. Guarda, ecco, non ci credo. Però ti posso garantire che quando c'è il ciel sereno può arrivare da un momento all'altro la tempesta. Non penso, perché devi essere propensa, no? Io non la sono più. Però, ma sto bene, così. Io sto bene, pensa, alla mattina mi posso svegliare come voglio. Fai quello che vuoi. Non è che c'è il tuo compagno che... No, mi sveglio come voglio, è meraviglioso. Vado a letto con 2000 creme, con i capelli impomatati, non me ne può fregare di niente. Ma perché proprio. Non hai ancora incontrato una persona che ti può mettere in moto? Ne ho incontrati, in questa stagione di vita. No, non mi interessa, sto bene così. Ma va. Sta bene così, tu perché devi insistere? L'anno prossimo... Gigi è sposatissimo. L'anno prossimo sì. Rifacciamo con l'incontro Antonella. E vedrai che qualcosa può essere cambiato. E vedrai che sarà uguale. Intanto, dopo tutto questo gossip, guardiamo insieme questo medley. Siete terribili. Dedica, dedicato a te. Eppure ci vogliamo ancora bene. Tutto questo tempo insieme sarà stato anche felicità. Che un istante, accidenti a me, accidenti a te. Vedi, non mi fanno male, e mi va bene così. Con questa notte da sfogliare questo mare che poi ci bagnerà. Tu non crescere mai. Rimani per me il mio angelo, figlio mio. Che meraviglia, quanti look diversi. Sì. Ma io non sono manco con i capelli, ma io sono proprio un'anima irrequieta. Ma è bello per questo, vero Gigi? Noi le anime un po' irrequiete ci piacciono. Inquieta hanno o tante irrequieta? Cose no, da proprio dire, irrequieta. Da perché? Che differenza c'è fra inquieta e irrequieta? Ah, beh, questa è la domanda marzulliana che di mattina ci sta. L'inquietudine è un qualcosa che...
bolle dentro. E l'irrequietezza è più un fatto esteriore. Dai, allora fatto... sono irrequieta, sì. Senti, no. Ma c'è una canzone che hai inciso nel 2015 a cui sei molto legata. La scrisse proprio Don Bachi, no? Nel 71. Sì, guarda, io fu chiamai... rifiutata da molti editori. Perché parlava di pazzia. Sì, io chiamai Don Bachi per avere il permesso di poterla cantare. Penso che sia Don Bachi, io lo vorrei ricordare come uno dei, degli autori che abbiamo in Italia, perché tante volte ci si dimentica lo voglio ricordare. Ricordarci, sì. Un genio, bravissimo, veramente bravissimo. Andatele a riscoprire le sue canzoni, non mi ha pagato per dire questo e non lo sa nemmeno lui che lo sto facendo. No, quindi, ma è straordinario, che sia chiaro. Ha fatto bene a ricordarlo. Ha scritto dei libri interessantissimi. Guarda, io lo amo moltissimo ero innamorata di questa canzone e l'ho realizzata a modo mio, perché la canzone dei pazzi, ci sono dei momenti neri della mia vita nei quali io mi sento così. Vediamola insieme, sognando. Ma ogni tanto sento che gli artigli neri della notte mi fanno fare azioni non esatte. D'un tratto sento quella voce e qui comincia la mia croce. Vorrei scordare, ricordare, la mente mia sta per scoppiare. E spacco tutto ciò che trovo e da finirla poi ci provo. Tanto per me non c'è speranza di uscire mai da questa stanza. Mamma, che potenza! Che bella questa canzone, così veramente bella. La interpreti in un modo straordinario, perché più sono intense, più si vede. Sì, che è un po' il mio genere. Vedi che io ho quest'anima inquieta in questo caso. Inquieta. Inquieta, dove ho dei momenti esiliati. Penso di essere un po' bipolare. No. Si dice così? Non lo so. Perché senti, ma tu hai fatto tante cose in TV, a parte la cantante. Anche insieme, tale quale show, e poi quanto ci siamo divertiti. Presentatrice, perché un periodo sei stata anche a Domenica Inn, sì, insieme a dei grandissimi. A Francesca Lotta, insieme, che saluto, Francesca che so che Lotta, fa quale quale quest'anno, con Mara Veniera, il Mara suo Venier, primo Domenica Inn, Mara. Antonio Mazzi, sì, addirittura va. Anche Monica Vitti. Sì, guarda, lei era un ospite fissa, Monica. Mi sono resa conto di quanto io sia stata fortunata. C'è una dedica per te, questo è il suono che ci dice che è arrivata una dedica. Vediamo. Ecco, questo è un segno d'amore per la mia amica Fiordaliso, nonché la mia camionista preferita. Io non vedo l'ora di riprendere il nostro testo teatrale insieme sul Lago Dorato, insieme a Gianfranco D'Angelo, che eravamo un trio meraviglioso, e io ho stretto un'amicizia particolare, speciale, affettuosa, intelligente con Marina. Sì, guarda il futuro e gli auguro non il meglio del meglio del meglio. Ti voglio un mondo di bene. Ciao Fio. Bella, che guarda. Eleganza, quanto ti vuole bene, perché quando l'abbiamo contattata Corinne subito ha detto ma certo, per Marina tutto. Corinne è speciale, poi tu lo sai meglio di me, in teatro se si va d'accordo, capita anche che non vai d'accordo con alcuni, certo, può capitare, se vai d'accordo si instaurano con Gianfranco D'Angelo e appunto Corinne delle amicizie veramente speciali, perché sta insieme tutto sempre. Il giorno, sta insieme sempre, si mangia insieme, sì, la sera, si viaggia insieme. È un po' come essere in collegio e se trovi dei compagni straordinari è proprio è un regalo, è veramente un'avventura fantastica. Quando ripartirà questa avventura? Ripartirà, si sul spera, Lago Dorato. Sul Lago Dorato ripartirà in gennaio, speriamo presto. Io faccio la figlia di Corinne, lei si invecchia per fare questo, perché non abbiamo pochi anni di differenza, e lei si invecchia per fare questo, fa la mia mamma, la mia mamma francese. La mia mamma francese. Sì. Senti, tu hai una dedica importante da leggere? Sì, la leggo io proprio. Certo. Io penso che voglio fare una piccola premessa, certo, se posso.
quando uno ha, ha una famiglia unita è già ricco di per sé, non ha bisogno di altro. E quindi questa la voglio dedicare alla mia famiglia, ai miei fratelli. Dedico ai miei fratelli e a mia sorella il mio tempo, l'attenzione, il mio ascolto, il mio amore. Grazie, perché ho capito che senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Ed è una verità. Che bello. Per tutto quello che è successo, che non ne voglio parlare, però... Ma nella vita accadono tante cose, per, belle, meno belle, è ma capitato la famiglia a tutti gli italiani e penso che chi ha avuto una famiglia vicino, le cose sono state un po' meno pesanti. Comunque basta. Tu per loro anche sei stata un po' una mamma, no? Ma io ho lavorato molto presto, però... Guarda, sai che è più mia sorella, la biondina, la mamma, più carina. Lei... diciamo che ci siamo, non so spiegarti. Ci siete l'uno per l'altro. Ci siamo. Questo è bello. Ogni mese ci riuniamo per parlare dei nostri problemi. E questo è bellissimo. Eh sì, ci siamo. La famiglia, come sempre, noi lo diciamo sempre qui a Dedicato, è proprio il porto sicuro. Sì, sì. Sì. Io penso di essere fortunata. Poi ho anche due figli, sono nonna di Rebecca Luna, cioè c'ho quell'altro che invece ancora non me lo vuole fare, una nipotina. Però, sbrigati a fare questo nipotino. Dai, che voglio diventare un'altra nonna. Senti, perché non ci fai sentire un po' la tua voce? Guarda, io sono sicura che anche a casa sono lì che fremono. Ho scelto una canzone che ha scritto per me Robby Facchinetti. Grande, anche perché Robby, col pianoforte, col maestro non è che ci possiamo fare, che il pianoforte è sempre una cosa romantica. Posso, scusatemi, ma vi do, prego. Le do le spalle. è una preghiera a Dio che vi voglio dedicare perché sarei contenta che da questo momento abbiate un po' di serenità. Prego, maestro. Cosa c'è di vero immerso dentro alla realtà, che senza avere occhi piangi lacrime di nebbia e pioggia, con quel senso immenso di pietà steso su di noi. Tu che sai guidare un lampo, un tuono e un bimbo quando nasce, che senza mani stringi il mare, spingi vento contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai, quello che sarà, e vanno i marinai, la luna prende il posto dentro a un fragile, ti voglio bene ma dimmi sarà di noi. Cosa ci sarà chissà quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità, saprai guidarmi tra le ombre, portarmi dove vecchio non sei mai, tra le cose semplici e le notti tiepide, dove poi io dormirei. Che meraviglia! Che meraviglia!
meraviglia. Suonare col pianoforte mamma sempre. Mia, cioè non posso farvi vedere come no, sto. Guarda, suonare col pianoforte. Mamma, che bello, grazie. Suonare, scusami, cantare. È stato pianoforte. Proprio un momento potente, sì, in cui hai fare. Accarezzato tutte le persone e che in questo fare momento come vuoi, guarda, puoi ci fare come vuoi, tu non sai che regalo mi hai fatto oggi. Grazie, maestro Campagnoli. Scusate l'età, si piange per niente. Mio padre ha 91 anni, benvenuta. Vede Totò e piange. Qui. Grazie, voglio Marina. Dire. Grazie. Vorrei tenerti ancora qui con noi. Dai, perché ci rivediamo. Sì, sì, quanto ti aspettiamo stai qua? Ancora. Fino a 10 di settembre. Veniamo qua, cantiamo un po'. Sì, tagliamo grazie. Un po' i capelli a Marzullo, non ce la faremo mai. L'hai fatto fatti? Proprio le puntine. Non si vede. Grazie. Grazie. Grazie.